Questo pareggio 1-1 tra Perugia e Bologna, due squadre saldamente ancorate a centro classifiche, quindi senza problemi. La mancanza di obiettivi ha determinato una partita poco entusiasmante sia sul piano tecnico che agonistico. Ciononostante, l'arbitro Lattanzi ha trovato il modo di espellere prima il perugino Curi, poi il bolognese Bellugi. Gli altri episodi interessanti sono legati ai due gol. Il Perugia è passato in vantaggio verso lo scadere del primo tempo al termine di una incursione di Novellino sul cui cross Vannini si è dimostrato estremamente tempestivo nella deviazione. Nella ripresa il Bologna ha attaccato con maggiore insistenza, ma è stato il Perugia a rendersi insidioso in contropiede. Qui è Scarpa a impegnare Mancini in un intervento in due tempi con un insidioso pallonetto. Il pareggio del Bologna giunge al 33esimo, Nanni raccoglie al volo un cross di Maselli e indirizza il pallone a fil di palo senza dare la possibilità a Marconcini di intervenire.